ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. Saremo 4 secondo la questura, 2 secondo PDL. Piacere che ci sia una parte della società italiana ancora attiva, riattiva sul piano morale. Siamo qui ancora una volta a difendere l'abecedario della politica. Non è una battaglia della sinistra contro la destra, dei progressisti contro i conservatori, non è questo. Siamo qui ancora una volta, dopo anni, a difendere le regole comuni, la legalità, il principio di uguaglianza, la separazione dei poteri, l'idea stessa di interesse generale, l'idea che la politica deve essere fatta esclusivamente nell'interesse generale, non per interessi particolari, privati e illeciti. Non bisogna usare il governo e le camere per sfuggire alla galera, e ci sono regole non scritte, la trasparenza, la moralità, la nobiltà della politica. Non ho bisogno di una condanna definitiva per dire che il dell'utre di turno è incompatibile con una funzione parlamentare. Uno che frequenta da 40 anni i mafiosi è un impresentabile. Berlusconi, ovvero Don Silvio da Corleone, con una serie di leggi criminogene sta aiutando la mafia. Ecco perché la mafia ringrazia Don Silvio da Corleone. Dobbiamo essere noi a cacciare via Berlusconi dal posto in cui si trova. Tutte le leggi che sono state fatte da quando ha preso il potere sono delle cambiali che sono state pagate alla criminalità. È la massoneria che è andata al potere, è la criminalità organizzata che è andata al potere, e noi possiamo sopportare tutto questo. Noi, Berlusconi vada via, che sparisca da questo governo, se ne vada dall'Italia, non vogliamo neanche processarlo, vogliamo che vada via, vogliamo che il nostro paese torni a essere un paese pulito, vogliamo che nel nostro paese torni a sentirsi quel fresco profumo di libertà che io oggi sento in questa piazza. È qui che c'è la vera Italia, è qui che c'è il vero popolo italiano. Voglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Posso darvi un dato in anteprima? Siamo più di 1 milione di persone, più di Piazza San Giovanni dei Girotondi, che era quella, vi ricordate? Più, perché la gente sta ancora arrivando, l'avete visto voi? L'ho detto io, ma noi siamo arrivati con l'ondata della gente. Più di 1 milione di persone. Ma in questo momento dobbiamo, al di là delle battute, preoccuparci di un Presidente del Consiglio che vorrebbe, e non è uno scherzo, cambiare quella scritta che sta nelle aule di tutti i tribunali, la legge uguale per tutti. Lui vorrebbe cambiarla, anche se con una semplice modifica, la legge uguale per tutti gli altri. Io credo che questa piazza gli sta dicendo che non sarà possibile. Vogliamo proprio innanzitutto complimenti per il tuo intervento, molto chiaro, poche parole, quelle che ci vogliono. Poi volevo anche un tuo parere su questi movimenti nati in rete grazie al blog di Beppe Grillo, di cittadini che si sono dati una svegliata. Cosa ne pensi? Penso che è un mezzo straordinario, che come dicevo sul palco cercano di imbavagliarlo in tutti i modi, ogni tanto c'è qualche ministro che se ne esce con qualche idea bislacca di
di chiudere o di imbavagliare la rete, non dobbiamo permetterglielo, perché è l'unico mezzo che abbiamo per sapere la verità. Grazie. Sono qua perché amo la mia patria, la libertà, la democrazia, voglio che questo vada bene, non che vada male per me. E siccome se questo va bene va male per Berlusconi, io che voglio fare insieme. Quindi nessuna canzone da dedicare per Berlusconi? No, non voglio augurargli niente di male, assolutamente. Anzi, no, una cosa sì, che viva abbastanza anni per capire la sua storia. Questo è solo l'inizio!